nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La misericordia del Padre, la pace del Figlio nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e guarisci tutte le infermità. Eterna è la tua misericordia. Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Eterna è la tua misericordia. Gloria a te, Signore, tenero Padre, verso i tuoi figli. Fratelli e sorelle, carissimi, con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso, il Santo Padre, nella solennità della Beata Vergine Maria, la tutta santa, ha aperto il giubileo straordinario che dischiude per tutti noi e per l'umanità intera la porta della misericordia di Dio. Mentre siamo in comunione con tutte le assemblee oranti della nostra arcidiocesi e del nostro ordine dei minimi, questa celebrazione inaugura solennemente l'anno santo nel nostro santuario e segna l'inizio del sesto centenario della nascita del santo fondatore Francesco di Paola. Preludio per una profonda esperienza di grazia e di riconciliazione. Ascolteremo con gioia il Vangelo della misericordia che Cristo Signore, Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, sempre fa risuonare in mezzo agli uomini, invitandoci a gioire per il suo amore annunciato instancabilmente ad ogni creatura. Preghiamo. O Dio, autore della vera libertà, che vuoi raccogliere tutti gli uomini in un popolo solo, libero da ogni schiavitù, e doni a noi, tuoi figli, un tempo di misericordia e di perdono, fa che la tua Chiesa, crescendo nella libertà e nella pace, splenda a tutti come sacramento di salvezza e riveli e attui nel mondo il mistero del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Rimaniamo in piedi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Parola del Signore.
dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, misericordiae vultus. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazaret. Il Padre, ricco di misericordia, dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella pienezza del tempo, quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, egli mandò suo figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede lui vede il Padre. Gesù di Nazaret, con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia e fonte di gioia, di serenità e di pace, è condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. Ci sono momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre. È per questo che ho indetto un giubileo straordinario della misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. Dalla lettera del correttore generale padre Francesco Farinelli in preparazione del sesto centenario della nascita del Santo Fondatore. La data centenaria non può vederci assenti, né deve passare in silenzio. È ancora un'occasione che ci viene offerta per approfondire il contenuto del messaggio spirituale e sociale del Fondatore. La globalizzazione, con i suoi macro problemi sociali che quotidianamente sono sotto i nostri occhi, non può e non deve trovarci distratti o indifferenti. La parola di vita che ci anima è chiamata a farsi accoglienza e solidarietà. In tal senso, il Papa Francesco ha chiesto a tutti un gesto concreto, segno di speranza e di vita, che la nostra mano preceda il nostro cuore. Siamo chiamati ad incarnare la missione del Figlio che rivela il volto di Dio come Padre e insegna all'uomo a guardare il suo simile come fratello. Anche questa è un'occasione per comprendere comunitariamente la missione dell'Ordine, che
che non muore col tempo, perché è connessa con la perenne esigenza di penitenza e di conversione. La nostra penitenza, però, si apra alla carità, diversamente rimarrebbe formale e sterile. Al contrario, quando i frutti della penitenza non rimangono presso di noi, ma sono dati in pias causas, generano nuova vita e speranza. Venendo concretamente alla celebrazione del sesto centenario della nascita del fondatore, ricordo che nello spazio di 12 anni sono racchiusi tutti gli eventi salienti che ce lo ripropongono come padre, maestro, guida e protettore. Sulla scia della celebrazione dei centenari precedenti si è sempre solennizzato il Dies Natalis, così come è stato fatto il 2007. Parcellizzare i vari eventi significherebbe ridurli a momenti, mentre li penso in un continuum che ci conduce fino al 2019, anno in cui ricorderemo la sua vita e la sua spiritualità proposta dalla Chiesa come via di santità. Proprio per questo, in sintonia con quanto chiede Papa Francesco, con l'anno giubilare della misericordia e con lo stile proprio di noi minimi, auspico meno chiasso e una maggiore spiritualità. A tale proposito suggerisco che le varie realtà, province, delegazioni, conventi, nei limiti del possibile, inizino la commemorazione del sesto centenario e la terminino in concomitanza dell'apertura e la conclusione dell'anno giubilare della misericordia. Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo. Egli è la via che ci conduce nell'anno di grazia e di misericordia. Ci avvieremo adesso in processione verso la Basilica, dove sarà aperta la Porta Santa. Prego tutti i fedeli di rimanere fermi ai propri posti e prima di far avviare la processione con i sacerdoti e i ministri, per cui aprirà la processione l'incensiere, la croce, i candelieri, i diaconi con il libro dei Vangeli, il padre generale, dietro i sacerdoti che concelebrano, le autorità e poi tutti quanti i fedeli. Cerchiamo di vivere questo momento bene, senza chiasso. È un pellegrinaggio che facciamo verso la Porta Santa. Non abbiamo fretta, facciamolo con calma, è il nostro segno penitenziale.
Santa Teresa d'Avila, prega per noi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Italo Cataloso, Santo Padre Francesco di Paolo, San Nicola Santo da Montomar, San Francesco di Sao, Santa Giovanna di Padua, prega per noi. Daniele Comboni, prega per noi. Santa Clelia Barbieri, prega per noi. Beato Tommaso Melpo, prega per noi. Beati Carlo e Ludovico Ultre, prega per noi. Beato Gaspare De Bono, prega per noi. Beato Nicola Barrere, prega per noi. Beata Elena Aiello, prega per noi. Beate Martiri Minime, prega per noi. Beata Vittoria De Fornari, prega. Beato Francisco de Paula Victor, Beato Francisco de Paula de Jesús, Beato Teresa de Grazie.
per essa entrano per ottenere misericordia e il perdono. Ci conceda il Signore di camminare sempre nella via del bene,
di essere testimoni credibili attraverso opere di carità e di sperimentare la misericordia di Dio attraverso il volto di Cristo, quel volto che tu hai cercato e incontrato nei fratelli poveri, bisognosi, mendicanti dell'amore del Padre. Benedici la nostra terra, rinnova il tuo patronato e su tutti estendi la tua benedizione di Padre e Pastore della carità. Amen.
sorelle carissimi, supplichiamo il Signore perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. O Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che doni agli uomini un tempo favorevole alla riconciliazione, perché ti riconoscano Creatore e Padre, fa che accogliendo la tua offerta di pace collaboriamo al disegno della tua volontà per ricondurre tutto a Cristo, unico Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro,
venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Volgiti a me, Signore, e abbi misericordia. Volgiti a me, Signore, e abbi misericordia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa, è coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Volgiti a me, Signore, e abbi misericordia. Tacevo logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come l'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Oggi ti amme fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Oggi
prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Oggi ti ame, Signore, e abbi misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo
di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Parola del Signore. Carissimi, attraversiamo la porta della misericordia perché tutti abbiamo sete di Dio. Vogliamo dissetarci alla sorgente della salvezza. Venite a me, voi tutti, affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Vogliamo rinfrancarci alla sua presenza e ristorarci alla sorgente della vita. Per noi, famiglia e devoti di San Francesco, la porta della misericordia si fa anche porta della carità, dell'amore. Il Signore ci dice: amore e misericordia voglio, e non sacrifici, ma comunione con me. Solo la comunione con Lui nell'amore e nella misericordia dà senso ad ogni nostro gesto rituale e religioso. Dio nella nostra vita non solo si presenta come amore, ma chiede a ciascuno amore. Nell'incarnazione del Figlio si fa conoscere come amante e amato, che gioisce per la pecorella ritrovata, per la moneta perduta e trovata, per il figlio atteso e ritornato. Sì, Dio gioisce per l'uomo, per quella cosa che vide molto buona. Quella cosa eravamo noi, amici e interlocutori privilegiati con cui ama intrattenersi e dialogare. L'ingresso del peccato frantuma questa relazione. L'uomo si scopre nudo, si nasconde, ha vergogna di se stesso, diventa muto e solo. In questo dramma che mette in discussione ogni rapporto, è Dio stesso che prende l'iniziativa e restituisce la parola cercando l'amico. Adamo, dove sei? L'amore non è autoreferenziale, non è geloso, cerca, si fa vicino, nutre con tenerezza, bontà e misericordia. Può una madre dimenticarsi di suo figlio? Anche se una madre si dimenticasse del proprio bambino, io non ti dimenticherò mai. Dio suscita
e cerca sempre l'incontro. Alla domanda «Chi è il mio prossimo?» Gesù, volto misericordioso del Padre, risponde con l'esempio e le parole che più che domandarci chi sia il nostro prossimo, dice «Dobbiamo farci prossimo e metterci accanto ad ogni uomo di ogni lingua, popolo, nazione e religione». È lo stile di vita del Vangelo. Ogni uomo è prezioso agli occhi di Dio. Gesù è l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Con loro si intrattiene e conversa. Ma chi non vive in quest'ottica e si crede giusto lo critica. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Egli visita la vita di ogni uomo. Oggi devo fermarmi in casa tua, dice a Zaccheo, e chiama tutti alla sua sequela, seguimi. Il suo agire stupisce, è l'agire di Dio, che non è venuto per i giusti, ma per i peccatori, per chi è ferito e lasciato sul ciglio della strada agonizzante, per chi nel bisogno guarda chiunque gli passi accanto come ultima possibilità di sopravvivenza. Dio si fa prossimo in Gesù Cristo e in coloro che lo seguono sulla strada verso Gerusalemme. Varchiamo la porta della misericordia, perché abbiamo bisogno di misericordia e di perdono. La varchiamo certi che al di là c'è chi ci attende a braccia aperte. Le braccia spalancate che sul Golgota abbracciarono il mondo, attraverso la porta della misericordia abbracciano ciascuno di noi. Tutti, tutti abbiamo misericordia di abbraccio, di riconciliazione e di pace. L'incontro con la misericordia va preparato in un pellegrinaggio fisico e spirituale, contemplando il mistero dell'amore che si è fatto dono sino all'offerta della vita. Tutto è compiuto. Sono le ultime parole pronunziate da Gesù sulla croce, un compendio dell'intera vita vissuta nel compiere la volontà del Padre. Anzi, la volontà del Padre è stata il suo nutrimento quotidiano. Ora, l'ultimo tratto del suo cammino costituito dai giorni della passione è l'ultima ed estrema offerta di perdono da parte di Dio, perché il cuore dell'uomo si apra alla misericordia. Solo contemplando l'amore mentre si dona possiamo comprendere la sua forza sconvolgente. L'amore si dona, è paziente, benigno, non è invidioso, non si vanta, non si inorgoglisce, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non ricorda il male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si rallegra della verità. Chi incontra la misericordia non può non essere misericordioso. Gesù nel discorso della montagna proclama: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. L'esperienza di ogni giorno fatta di ingiustizia, prevaricazione, violenza, corruzione e ricatti
non deve spegnere l'impegno a lottare ed arginare l'iniquità ed il male, promuovendo la giustizia e la misericordia nella società e nella Chiesa. Dovunque possiamo farlo, portiamo il calore della misericordia, in modo particolare laddove il bisogno fisico e spirituale si fa maggiormente sentire. Di fronte alle ingiustizie sempre presenti e alla misericordia mai pienamente praticata, resta sempre l'invocazione della compassione di Dio, che non potrà mai essere ridotta al silenzio. Il nostro agire, a partire da quest'anno giubilare, assuma i tratti, per quanto umanamente possibile, dell'agire di Dio, lento all'ira, ma ricco di grazia e di misericordia. In concomitanza con il Giubileo della Misericordia, l'Ordine dei Minimi celebra il Giubileo della Carità, ricordando il sesto centenario della nascita del fondatore San Francesco di Paola. San Francesco, con la sua vita austera, penitente, sempre improntata all'essenziale, è stato per l'uomo del suo tempo, come per la Chiesa, un richiamo alla conversione. Come figli di San Francesco vogliamo unire la nostra preghiera e il nostro ministero all'opera di rinnovamento voluta dal Papa. Una piccolissima porzione di Chiesa che non fa chiasso, ma con i silenziosi frutti degni di penitenza accetta di coinvolgersi nei problemi che interessano l'uomo contemporaneo. L'ascesi, nel suo significato di disciplina interiore, indica ascensione, salire in alto, da dove si riesce a godere una visione sempre più ampia, dove l'orizzonte si allarga dinanzi a chi guarda. Il fondatore è stato riconosciuto voce degli ultimi, perché si è fatto profeta della parola tra gli uomini ed ha invitato a dirigersi con decisione verso Dio, che attende tutti a braccia aperte. Pentitevi dei vostri peccati, perché Dio vi attende a braccia aperte. Nella mia lettera, in cui davo indicazioni per il sesto centenario, ho voluto seguire quanto Papa Francesco chiede alla Chiesa e a noi consacrati in modo particolare quando ci esorta a risvegliare il mondo. Risveglio che non può avvenire nel chiasso. Per questo ho posto l'accento su una maggiore spiritualità. Dio, infatti, come narra il primo libro dei Re, non lo si percepisce nel chiasso, nella tempesta, ma nel sussurro di un vento leggero. E tale ascolto ha bisogno di interiorità, di attenzione e vigilanza. Penso che il ricordo dell'evento che celebriamo debba stimolarci ad un impegno di conversione. Pulire la propria casa, mondare la propria coscienza, sono le parole semplici con le quali San Francesco amava richiamare alla conversione. Sono le parole semplici che rivolgo prima a me
e poi a tutti voi, a tutti gli uomini e le donne in ricerca, a coloro che sono lontani e sordi all'ascolto di quanto Dio dice al loro cuore, a chi invischiato in loschi affari non sente più il richiamo della propria coscienza. Mondiamo le nostre coscienze, puliamo le nostre case. Sì, vi invito a ripensare seriamente la vita in comunità e nelle famiglie, le relazioni fraterne e familiari, a ricercare l'amore e il positivo che c'è nell'altro che vive accanto a noi e con il quale abbiamo scelto e accettato di condividere il cammino e il dialogo con Dio, a non asservire la vostra vita all'avidità del possesso e del denaro che vi rende disattenti verso i deboli e i bisognosi. In questo nostro tempo, soggetto a continui cambiamenti e confusioni, la nostra prima preoccupazione non deve essere la denuncia, ma la testimonianza e la condivisione della perenne novità del Vangelo, capace di dialogare e rispondere alle domande di coloro che chiedono consiglio, certezze e aiuto nelle diverse necessità, nella sofferenza e nella ricerca di senso da dare alla propria esistenza. Si tratta, come battezzati e come consacrati, di prendere sul serio le sette opere di misericordia corporale e spirituale per accompagnare gli uomini e le donne del nostro tempo nei loro bisogni materiali e spirituali. Il dottore della legge conosce bene cosa deve fare per conseguire la vita eterna. Il suo guaio e il suo dilemma è che non sa individuare concretamente verso chi dirigere il suo amore. Chi è il mio prossimo? È la domanda che rivolge a Gesù. Ogni uomo è il nostro prossimo. Gesù stesso si è misurato con ogni uomo e ogni bisogno umano. Si confronta con la prostituta che non smette di baciargli i piedi nella casa di Simone, con la samaritana al pozzo di Sicar, con Zaccheo, con il gabelliere Matteo. Si misura con la malattia fisica e spirituale, a compassione dell'ammalato, della fame, della folla che lo segue da diversi giorni per ascoltare la sua parola, degli uomini che sono come pecore senza pastore, del dolore di una madre che ha perso l'unico figlio. Si confronta con la morte dell'amico Lazzaro, dinanzi alla quale si commuove e piange. Con la parabola del buon samaritano Gesù oggi ci dice: anche tu sei chiamato a diventare buon samaritano, anzi tu sei il samaritano. Non temere, uomo ferito e piagato dal peccato, Dio è con te. Come Egli si prende cura di te e ti accoglie tra le sue braccia, così prenditi cura di ogni uomo che è accanto al quale passi nel tuo cammino. Attraversiamo la porta della misericordia e della Caritas. Andiamo incontro al risorto. La nostra vita è sì una quaresima.
ma con gli occhi puntati alla Pasqua per ricevere e custodire la sua pace. Dinanzi agli smarrimenti, alle debolezze e ai peccati, egli ci rassicura: non temere e non sia turbato il vostro cuore. Io sono con voi e vi aspetto a braccia aperte. Affidiamo questi nostri sentimenti e questi nostri propositi alla Vergine Santa. Vi ho portato la Madonnina che il venerabile Clausi portava sempre con sé e che la venerava come madre delle grazie e madre della misericordia. Fratelli e sorelle carissimi, rinnoviamo la professione di fede che ha segnato il cammino dell'iniziazione cristiana, perché con la grazia dello Spirito Santo sia sempre più confermata e radicata nella nostra vita. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio ci ha donato suo Figlio, vittima di espiazione per i nostri peccati, e lo ha risuscitato per la nostra salvezza. Innalziamo a Lui la nostra umile preghiera e diciamo con fede. Preghiamo insieme dicendo: pietà del tuo popolo, Signore. Pietà del tuo popolo, Signore. Perché la sua luce disperda le tenebre del male e indichi a tutti gli uomini la via della verità. Preghiamo. Pietà del tuo popolo, Signore. Perché riconduca gli erranti nella via della giustizia, dell'amore e della pace. Preghiamo. Pietà del tuo popolo, Signore. Perché sostenga la Chiesa nella sua missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo. Preghiamo. Pietà del tuo popolo, Signore. Perché mediante il giubileo straordinario della misericordia, tempo favorevole alla conversione, renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. Preghiamo. Pietà del tuo popolo, Signore. Perché la famiglia religiosa dei minimi, in questo sesto centenario della nascita del santo fondatore, riscopra l'attualità e la bellezza del suo messaggio di conversione. Pietà del tuo popolo, Signore. Perché aiuti i confessori a partecipare alla sua stessa missione ed essere segno concreto della continuità di un amore divino che perdona e che salva. Preghiamo. Pietà del tuo
perché la sua misericordia, che ha distrutto il nostro peccato, trionfi sempre nella nostra vita. Preghiamo. È doveroso e santo renderti grazie in ogni tempo e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei giusto nel correggere e clemente nel perdonare. In ogni intervento della tua provvidenza manifesti la tua misericordia di Padre, non risparmiando la correzione. Ci salvi dalla rovina eterna ed offrendo il perdono ci apri uno spazio favorevole alla conversione. Per questo segno del tuo immenso amore innalziamo a te la nostra lode, per Cristo nostro Signore. Yeah.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire sacrificio a Dio Padre Onnipotente. Che il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ricorda, o Padre, che nel sangue del tuo Figlio, nostra pace e riconciliazione, hai distrutto il peccato del mondo. Accogli le offerte della tua Chiesa e fa che si estenda in ogni parte della terra la libertà che Cristo ci ha donato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. In alto i nostri cuori. Amen. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù tuo Figlio e il nostro Redentore. Un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo all'immenso coro degli angeli e dei santi per cantare la tua gloria. Santo, fin dall'origine del mondo, tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue di tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli.
Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia, quando il tuo Figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce, prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra sicura pace, nell'attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, Padre, questa tua famiglia che ricongiunge a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo, e donaci la forza dello Spirito Santo, perché vinta ogni discordia e divisione, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Francesco. Aiutici a costruire insieme il tuo regno, fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco di Paola, San Nicola Saggio e i nostri fratelli defunti che raccomandiamo alla tua misericordia. Allora nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo, che ci ha resi tutti i fratelli con la Sua croce, scambiatevi un gesto di pace. Alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che questo mistero di unità cresca in noi, l'amore per te e per i fratelli, e ci aiuti a portare nel mondo la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il nostro pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia e Regina dei Minimi. La dolcezza del suo sguardo ci accompagna in questo anno santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Un saluto tocca in assenza del padre provinciale. Qualcuno si è chiesto dove c'è il padre provinciale. È andato ad aprire la porta santa a Paterno, che è il nostro convento, se dopo Paola, è scelto dal vescovo come santuario della zona del saluto. Sedete un minuto, senza preoccuparvi. Reverendissimo padre, la sua presenza oggi a Paola in questo santuario giubilare, più che opportuna, è una presenza significativa, perché oltre ad aprire la Porta Santa ha aperto e inaugurato anche il sesto centenario della nascita di San Francesco, nostro padre fondatore. Oggi, pur essendo un giorno feriale, è un giorno memorabile per noi religiosi minimi, per i terziari, i devoti, i fedeli, i sacerdoti che presenti e le autorità che saluto. L'anno della misericordia e il sesto centenario sono due eventi che sono in sintonia tra loro. È una magnifica coincidenza, un segno della provvidenza. La misericordia di Dio coincide infatti con il messaggio di San Francesco. Il messaggio di San Francesco: ritornate al Signore che vi attende a braccia aperte, cioè apritevi alla misericordia di Dio, accogliete la sua misericordia. Quest'anno vuole essere anche un'occasione per cogliere meglio il messaggio spirituale di San Francesco, che spesso viene considerato soltanto come un grande taumaturgo. L'intento del Papa Francesco nell'indire il giubileo è stato quello di ricordarci che abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio, e la misericordia ricevuta deve diventare esigenza di risposta, poiché solo se ci sentiamo amati possiamo amare, se ci sentiamo perdonati
possiamo perdonare. Pertanto la misericordia ricevuta e donata stanno alla base di un mondo più umano, alla base di una società pacifica, ed è per questo che San Francesco si è prodigato per la diffusione della pace e della riconciliazione tra le persone, le famiglie e i popoli. Egli stesso ha definito la pace il tesoro più grande che i popoli possono avere. È realizzando la pace in noi che si realizza la pace intorno a noi. È dentro di noi che vivono le potenze delle tenebre che purtroppo pervadono in lungo e in largo il mondo. Padre Reverendissimo, nella lettera inviateci in ricorrenza del centenario, come ho già ricordato, ci ha suggerito e augurato che ci sia meno chiasso e più spiritualità, perché effettivamente ci può essere il rischio di badare di più ai momenti celebrativi che al messaggio essenziale del nostro Santo Padre. Nella stessa lettera ci invitava a rinascere dall'alto. Questa espressione ci riporta al dialogo di Nicodemo con Gesù, riportata dall'Evangelista Giovanni. Maestro, che cosa devo fare per far parte del tuo regno? E Gesù, tu devi nascere di nuovo, poiché chi non nasce dall'alto, ecco l'espressione, non può entrare nel regno di Dio. E sappiamo che il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello spirito. E il regno di Dio è una realtà che vive dentro di noi, e solo se vive dentro di noi si può espandere anche agli altri. La rinascita dall'alto vuole essere l'obiettivo principale da perseguire. È essenziale rinascere e diventare uomini nuovi. In Cristo il nuovo umanesimo, ci ha ricordato il convegno di Firenze. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Così la vita spirituale diviene un aprirsi alla grazia, un fare il pieno dell'amore di Dio, essendo noi destinatari della misericordia di Dio. Non è sufficiente aprire la porta santa se il nostro cuore resta chiuso. Il motto di Giubileo infatti è misericordioso come il Padre, cioè lasciarsi conquistare dalla misericordia di Dio per poterne essere testimoni, proprio come è stato il nostro San Francesco, uomo dell'amore, l'uomo della caritas e santo della carità sociale, cioè testimoni dell'amore di Dio. San Francesco ci esorta a fare frutti di misericordia, che l'apostolo Paolo sintetizza così: come amati da Dio, ecco l'essenziale, come amati da Dio, rivestitivi dei sentimenti di misericordia, di bontà, tenerezza e pazienza, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. E ricordiamo che il perdono in San Francesco ha un valore fondamentale. Nella regola dice: se un frate non sa perdonare, che sta a fare in convento? Sta tanto per stare. E possiamo dire: se un cristiano non è capace di perdonare, che cristiano è? Facendo nostra pertanto questa esortazione, vivremo bene l'anno della misericordia e il messaggio del nostro Santo Paolano, e sarà anche il modo migliore per celebrare il sesto centenario della sua nascita. E l'augurio che ci facciamo di cuore in questa sera particolare. Volevo solo avvisare che uscendo dalla chiesa i volontari vi distribuiranno le immaginette con la preghiera del Giubileo e anche il programma di tutto l'anno del Giubileo qui al santuario, insieme anche all'immaginette del venerabile Clausi, appunto la Madonnina che abbiamo venerato. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Signore, guidi i vostri cuori nell'amore di Dio
e nella pazienza di Cristo. Amen. Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto al Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Siccome siamo nei giorni prima di Natale e io parto e ritorno, lascio a tutti il buon Natale, che sia un Natale di grazia e di grande consolazione per tutti quanti voi. Buon Natale. Tutti noi.